Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video dove vi andrò a elencare i 5 libri che mi hanno più deluso del 2019, perché voglio partire proprio col botto. E ovviamente io separerò il top dai flop, infatti oggi vi andrò a mostrare solo i 5 libri flop del 2019 e nel prossimo video i top. Allora, andiamo con ordine. Allora, dovete sapere che tutti questi libri hanno ricevuto 2 stelle o 3 stelle su 5. Quelli che hanno ricevuto 3 stelle, diciamo che hanno avuto 3 stelle un po' tirate, ecco, perché giusto perché ve lo andrò a spiegare poi per ogni libro. Allora, partiamo subito con quello che mi ha deluso un po' meno rispetto agli altri, che ha avuto appunto le 3 stelle un po' tiracchiate: La forchetta, la strega e il drago di Christopher Paolini. Allora, questo dovrebbe essere un libro che si ambienta un anno dopo la fine di Inheritance. Allora, già la fine di Inheritance fa abbastanza cagare al cazzo. Ovviamente chi ha letto Eragon lo sa. Questo libro si ambienta un anno dopo, però io non ho ben capito perché Christopher Paolini ha pubblicato questo libro, cioè perché, non lo so, aveva, non lo so che cosa ci aveva in mente. Comunque, l'ha pubblicato lo scorso dicembre 2018 e non lo so, spiega, cioè non so neanche come dirlo, spiega tutto ciò che è successo a Eragon, ma in particolare non solo a Eragon, ma a tutti i personaggi, diciamo, principali di Eragon. Però ne manca una, cioè manca un personaggio. Io tipo dalla trama sembra che ci fosse, cioè dovesse essere anche lei, però ci sono rimasta di merda perché non si riferiva a lei, a quel personaggio in particolare. Comunque mi ha fatto un po' uno spoiler dicendo così, però ci sono rimasta un po' di merda. Poi un libro di neanche 300 pagine, non c'è niente. Sì, vabbè, qualcosa, però ci dice cosa fanno, cosa non fanno i personaggi dopo la fine di Inheritance. Però effettivamente che cosa mi hai detto? Non mi hai detto niente. Cioè, io non lo so, sono rimasta un pochino delusa. Ho dato 3 stelle solo perché sono affezionata a Eragon. L'ho comprato solo perché volevo sapere effettivamente cosa fosse successo dopo la fine di Inheritance, perché, cioè, volevo sapere dove era Eragon, dove è andato, cosa faceva. Sì, questo ce l'ha detto, però è finito là. Cioè, ci dice Eragon fa questo e fa quell'altro, e poi basta. Che non mi ha detto niente in 300 pagine, che non sono neanche 300 pagine, cioè proprio 300 scarse. Insieme a ringraziamenti, no, neanche in realtà, 284 pagine, compreso indici e ringraziamenti, cazzi e masse. Quindi, che cosa mi hai detto? Niente, tutto e niente, ecco, in realtà, perché mancano praticamente quasi tutti i personaggi, uno in particolare che ci sono rimasti di merda, cioè non c'è lei. Però effettivamente per quello che c'è non posso dire niente. Non dico niente perché effettivamente quello che c'è va bene. E il problema è che manca tanto. Quindi, cioè, per quelle mie aspettative, ovviamente. E vabbè, comunque è stata una lettura un po' così, un po' frivola, un po' leggera. Vabbè, per farla, alla fine, chi non ha ancora comprato e letto questo libro, non fatelo, cioè, perché vi risparmiate 17 euro e vi risparmiate pure quei 2 giorni per leggere 250 pagine in pratica. Poi passiamo avanti con L'uomo tigre. Anche questo ha 3 stelle un po' tirate, perché, cioè, è partito bene, per i miei gusti, era partito benissimo. Cioè, io tipo, oh, grippatissima, proprio ve lo giuro, il cervello che non si sa. Poi però, sì, vabbè. Cioè, era un libro secondo me che aveva delle potenzialità, ha delle potenzialità altissime. Mi è piaciuta proprio la linea. Vabbè, oggi so parlare, scusate. Mi è piaciuta proprio l'originalità di questo libro, dell'idea, perché poi effettivamente, sì, vabbè, è stata comunque una lettura piacevole,
ci ho messo praticamente 2 giorni e mezzo, forse 3 giorni, quindi neanche tanto impegnativa, ma proprio per questo che 3 stelle va bene, e proprio per questo non merita di più, perché è stato un po' leggero. Per le mie aspettative, ovviamente, io pensavo chissà che cosa doveva essere. Io avevo sentito parlare benissimo dell'Uomo Tigre, avevo anche letto la trama, mi sembrava interessantissimo. Però vabbè, poi non è come me lo aspettavo, semplicemente non perché il libro fosse brutto o quant'altro, non è per le mie aspettative, non è nelle mie corde. Forse lo stile di scrittura. Può essere lo stile di scrittura che a me non garba, sinceramente, però comunque, vabbè, ne parleremo bene nella recensione perché ne farò una. Magari con gli spoiler o no spoiler, adesso vedremo come andrà a finire la storia qua. Poi abbiamo un altro libro che tipo, vabbè, guardate che cercavo, di questo autore portoghese di cui non so mai pronunciare il nome, ho fatto anche una recensione su questo. Che era meglio che non leggevo, cioè praticamente questo ha avuto 3 stelle, anche questo molto 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 tirate, solo per le grandissime citazioni che io ho segnato. Altrimenti, che cos'è? Quest'uomo è alla ricerca di una donna che non troverà mai, perché non, tu non la troverai mai questa, cioè ti fai talmente tante pippe mentali che non la troverai mai. E infatti lui, questo fotografo, ogni donna che incontra vede la sua potenziale amante, fidanzata, non lo so, comunque la sua donna, ma effettivamente non arriva a nessuna parte. Effettivamente perché non arriva a nessuna parte facendo così. E io pensavo che ci fosse tutta una cosa dietro, una storia molto bella d'amore, però effettivamente sono tutte pippe mentali, cioè tutte queste cose che ho segnato sono tutte pippe mentali del protagonista, perché di questo si tratta, di pippe mentali e basta. E quindi niente, cioè io mi aspettavo in realtà che ci fosse qualcosa di profondo dietro, perché dalla trama sembra, cioè ti fa capire che c'è qualcosa di profondo dentro e quindi molto, non so, più di una storia semplice d'amore. Però non mi aspettavo così tanto, non mi aspettavo tutte queste pippe mentali. Comunque, anche questo, ma proprio tiratissimo, è peggio degli altri due. Perché, no, cioè, se potevo risparmiarmi 11 euro e anche 2 giorni, era meglio. Cioè, potevo fare altro, effettivamente, potevo leggere altro. Poi abbiamo gli unici due libri che hanno solo 2 stelle. Perché questi si meritano proprio 2 stelle. Il primo è I dannati della terra di Fanon. Questo in realtà ho messo 2 stelle solo perché mi stava intrigando l'inizio, poi mi è caduto in basso. Cioè, ragazzi, una noia mortale. Io non vi auguro mai di studiare filosofia, o comunque se studiate filosofia di non fare mai Fanon, perché è di una noia mortale. Io l'ho lasciato quasi a metà, cioè poco dopo la metà. E non ce l'ho fatta più, ragazzi, cioè una noia mortale. Io che cosa ve lo dico a fare? Neanche mi ci voglio soffermare troppo, perché sennò altrimenti qua ciaone proprio. Comunque, ripeto, non studiate mai filosofia perché vi dovete pippare Fanon. Io per fortuna no, perché Fanon era tra i consigliati. Giustamente era consigliato Fanon o Aristofane. Per fortuna c'è Aristofane che mi ha salvato la vita, perché io con Fanon, cioè, non saprei come fare per l'esame. Però ho scelto Aristofane perché Fanon non si merita assolutamente niente. Poi, la delusione top dell'anno, che io tipo non, cioè, sapevo che sarebbe stata una delusione, ma non così tanto. Ovviamente sapete già cos'è, perché ho spammato praticamente questo libro in tutti i video dove si parla di delusioni libresche, e sto parlando di Origine di Dan Brown. Questo libro ha 2 stelle, ma proprio perché Dan Brown, proprio perché l'ha scritto Dan Brown, e tutti i suoi libri precedenti sono stati nettamente migliori di questo. In 800 pagine non c'è assolutamente niente. Cioè, niente. Cosa hai raccontato in questa storia? Che cosa hai raccontato? Boh, c'è Langdon che deve scoprire sulla morte di un tizio, di un suo ex allievo, che non mi ricordo come si chiama,
Kirsch, Edmund Kirsch, che ha scoperto l'origine degli uomini, che, dove siamo, dove andiamo e come ci andiamo verso la fine. E Langdon giustamente deve prima di tutto scoprire perché hanno ucciso Kirsch e poi deve anche far sapere al mondo la scoperta di Edmund, perché Edmund avrebbe voluto così, perché appunto l'hanno ucciso durante la sua conferenza, dove stava praticamente facendo un pippone mentale su chi siamo, dove andiamo e cazzi e mazzi, e avrebbe voluto che le persone là fuori nel mondo sapessero cosa c'è dopo, cosa c'è prima, cosa c'è stato prima e cosa ci sarà dopo. E quindi, cioè, sì, ma bella l'idea, bello tutto, però è uscita una merda questo libro, cioè è uscito male, ma perché, cioè, che poi neanche la fine, cioè, allora io dico, vabbè, tipo Inferno, faccio un esempio, un paragone, l'Inferno non, sì e no nel mentre, però alla fine ti fa esplodere, cioè tipo alla fine è una cosa che salva Inferno per tutto. Qua neanche la fine, cioè io dico almeno ti salvi sul finale, no, neanche su quello. Ma vabbè, questo video è finito, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti quali sono stati i libri flop del 2019 e noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. Ciao!